Quanto a Mauro Volterra, egli trascrisse per il settimanale una serie di brani di conversazioni avute con un suo fantomatico informatore che gli confermava la pluralità degli aggressori. Il dialogo cominciò con questo: io sentivo un po' tutta la gente che mi ricostruisse la dinamica dell'incontro fra Pasolini e il ragazzo. E parlando con questa persona qui, che mi sembrava che ne sapesse abbastanza e che all'inizio era anche abbastanza disponibile a parlare proprio in una chiacchierata, gli avevo detto che era un giornalista chiaramente, e conosceva benissimo dei particolari come quello della motocicletta, cioè del fatto che avrebbe seguito, la macchina di Pasolini che, poi era la, che poi era la pista che seguivamo per confermare il precedente della fallacia. Esatto. Allora, questo... Io ho chiesto, dico, perché non ci sono più motociclette qui in giro, non si vede più nessuno in motocicletta. Allora lui mi ha detto, no, la motocicletta ce l'aveva uno, però non si fa più vedere. Dice, ma tu che ne sai della motocicletta? Dico, lo so perché abbiamo fatto un articolo. Ed era abbastanza sorpreso del fatto che io sapessi questa storia della motocicletta. Okay. Nello stesso tempo, appena io ho cercato di andare più nel profondo con le domande, cercando di stringere un po' i tempi e di capire esattamente le cose che sapeva, è intervenuto un secondo personaggio che gli ha dato un buffetto sulla guancia e ha detto no, stava scherzando, non voleva che parlasse. Ecco, io ho capito che con lui quella sera non potevo seguitare a parlare, però sapevo più o meno i posti dove si girava e che frequentava, e gli ho detto ci rivediamo. E lui subito mi ha detto no, assolutamente non ti voglio vedere, cioè subito è scattato un meccanismo di terrore, cioè di paura di qualcosa, di un grosso rischio che lui correva. Aveva paura di essere ammazzato? Aveva assolutamente paura di essere ammazzato, e questo me l'ha confermato nel secondo incontro, il giorno dopo, quando io l'ho incontrato. Appena mi ha visto mi ha detto, cioè non ci siamo capiti proprio, cioè io non ti voglio vedere perché non mi interessa né che tu mi offri dei soldi, né che tu mi offri qualsiasi cosa, perché il rischio che io corro è la morte, cioè mi sparano in bocca. Dopo quella lunga chiacchierata che abbiamo avuto in più incontri, che avrei letto nell'articolo, sì, certo, che fatto insieme alla Fallaci, e veniva fuori questa tesi qui. E Pasolini è arrivato alla stazione Termini, ha chiamato un ragazzo che non era Pelosi, è montato in macchina, sì, hanno fatto un giro di un quarto d'ora, 20 minuti, e sono tornati alla stazione. Questo ragazzo che era montato in macchina, ragazzo o uomo, non mi hanno detto l'età, sì, esatta, ha chiamato Pelosi da una parte, ha parlato un attimo e Pelosi è montato in macchina con Pasolini. L'idea che veniva fuori era che dietro tutto il caso Pasolini ci fosse un'organizzazione oppure qualcuno che veramente intimorisse tutto l'ambiente della prostituzione minorile. Ti ha detto ad esempio perché il Pelosi si era assunto la responsabilità totale di quanto era avvenuto? Lui non me l'ha detto, però si è capito dai vari discorsi che abbiamo fatto che Pelosi era stato messo in mezzo, come sono messi in mezzo spesso i giovani in queste storie qua, da un'organizzazione più grossa. Ecco, tu lo hai pagato per questa testimonianza? Io gliel'ho offerti, ma lui non l'ha voluto. Ci stanno sempre le aggressioni omosessuali, no? E allora se un gruppo di persone aggredisce un omosessuale però non gli fa un grave danno, l'omosessuale più delle volte, se è una persona magari che ha famiglia oppure che ha un posto di lavoro che non gli conviene perderlo, sta zitto. Subisce sta zitto. Subisce ricatto? Cioè no, ricatto no, subisce l'imperdito, come diciamo, chiamano rapina, perché poi è una rapina, una violenza sulla persona. Subisce sta rapina e sta zitto e se ne va, a meno che poi per forza, per causa dei maggiori, cioè lui viene ricoverato all'ospedale perché gli fanno dei danni rilevanti, allora vuole accogliere la gente per strada, portano all'ospedale, lui deve dire dopo perché sta così, no? Allora tante volte tanti dicono sta aggredito, non so bene da chi, ma penso che si sappia comunque, queste qui sono cose che si sanno in genere. A Pasolini gli rubarono il portafoglio, no? 5-6 militari, gli rubarono il portafoglio, lì vicino al Colosseo. Nella zona del Colosseo. Il mio portafoglio, perché lui si era infilato in questo gruppo dei militari, perché gli piaceva stare in mezzo a questi gruppi di persone, e gli rubarono il nostro portafoglio. Lui si incazzò moltissimo e mi incrociò a me al bar. Mi incrociò insieme a un'altra ragazza, si chiama Pino per caso questo, veramente. Si chiama Pino? Peloso. No, che Pino Peloso. Si chiama Pino, detto Riserva, chiamavano Riserva da soprannome. Perché Riserva? Così, Riserva, perché c'era sempre rossa la macchina, sempre... Ah, Riserva della macchina. Allora chiedeva sempre, dammi 1000 per mettere la benzina. Vabbè, insomma, quanto praticamente... Quanto chiedeva? 1000, ma a quell'epoca 1000 lire, insomma, cioè siamo via.
cioè 600. Vabbè, allora praticamente ci chiamò, mi viene da me, disse, mi è successo un impiccio, cioè, mi hanno rubato il portafoglio, cioè, stava, dice, a me non mi frega niente di soldi, però lui rientra in possesso della patente e del passaporto, no? Pasolini. E allora siamo andati qua, siamo andati su io e Stopino. Stopino, sì. Vabbè, chiamiamo riserva, riserva, non confondo. Riserva, Vabbè, allora siamo andati su io e sto riserva con Pasolini, sulla sta montagnetta, insomma, dopo passa il tram, vicino al Colosseo, non so se c'è presente dove. Sì, sì, di fronte al Paladino in pratica. Sì, di fronte al Paladino, dopo passa proprio il tram, ci passa in mezzo al tram. Sopra, sì, l'autobotanica. E siamo stati lì in mezzo e abbiamo ritrovato questi militari che stavano a dividere questa roba e abbiamo cercato di riprendersela, cioè siamo riusciti a riprendersela anche perché ci abbiamo litigato, insomma, Pasolini, loro avevano rubato a Pasolini. Pasolini ha menato 2-3 di loro, io li ho menato a 2-3 di loro? Sì, sì. E Pasolini sapeva pure menare. Ma come gli ha menato? Gli ha menato bene, i cazzotti, i calci, come viene viene, insomma gli ha menato, ha saputo menare, non è che ci ha menato a noi e lui se n'è andato, capito? Lui stava lì, ha litigato insieme a noi, per ripiasse sta roba che era sua, evidentemente. Si è ripresa la roba, quelli se ne sono nati, poi dopo di lui mi ricordo che regalò pure 20.000 lire, perché questi hanno detto che avevano fatto perché non c'era una lira, quella lui regalò 20.000 lire e se ne siamo andati, basta. Pasolini era il tipo pure che prendeva il cricket dalla macchina e ti correva dietro comunque. Ecco, raccontaci un episodio. Io ero presente così, un po' alla lontana, diciamo, è successa la montagnola. Ma, sì, ma, ma questo molti anni prima, ancora, molti anni prima. Ma sì, non devi mica avere delle riserve, dico. E appunto c'è stato un gruppetto che era mal disposto verso lui, non so per cosa, forse verso per denaro, e allora io volevo menare, credo. Tu eri con lui? No, no, io non stavo con lui, io stavo così per affari mia. Solo che ho visto la scena, mi sono fermato a guardare, insomma, capito? Perché sono rimasto incuriosito, questi io volevo menare, lui non so come mai, a un certo punto mi pare che ha detto una parola come calma e se ne sono fermati tutti, lui ha aperto il cofano della macchina. Ma ti ho messo lì che all'impresa sono messo il cricket sono messo tutti a cuore, quindi non capisco ha fatto come scappare allora che aspetti che ti hanno una cricata in testa. In genere si metteva un ragazzo lì, no, ragazzetto, poi il ragazzetto lì alla stazione Termini o alla stazione al Colosseo, lo metteva, penso che comunque lo saprà tutta Roma questo fatto. Sì, sì, questi fatti, perché poi ci saranno pure delle denunce che avvaleranno queste, perché penso che qualcuno che è stato già fatto. Allora cosa vuol dire questi gruppi? Avveniva che loro facevano adescare un ragazzo e poi il ragazzo già predestinato a essere adescato già sapeva dove doveva portare il tipo, insomma. Ah, già sapeva dove avrebbe dovuto sì, portare. Sì, penso che lo sapeva senz'altro. Già c'erano amici su aspettarlo, quando arrivavano si aggredivano questi omosessuali, li aggredivano, gli levavano quello che c'avevano. Ci sono tanti luoghi, per esempio ci sono dei giornali specializzati che spiegano tanti posti di Roma dove possono andare questi ragazzi. Non è sotto i porci come dite voi al bar lì. E lì siete occasionalmente, è passato, c'era lui, oppure siete che già c'aveva appunto. Con altri tre ragazzi stava lì, Lo sapete, lo sanno tutti, stavano tutti i ragazzi. E stati dei ragazzi, è interessante sapere dopo dove sono andati.